Volevo chiederti, Linda, cosa direbbe tuo padre se gli dicessi che il tuo ragazzo verrebbe a dormire da te stasera? Va bene, basta che... Grossamente proprio. Sì, sì, va bene. Lasciate la porta aperta. Suo padre? È vero. Ti conosce? Sì, sì, sì. E quindi non direbbe niente? No, no, no. No. Direbbe tutto ok. Cioè direbbe... va bene. Sì. Cioè più o meno. Sì, più o meno. Ah, oh, sì, ah, ok. Sì. Più o meno. Felicissimo, però vabbè, cioè, va bene. Perfetto, era questa la domanda. Basta? Grazie mille. Sara, volevo chiederti, cosa ti direbbe tuo padre se gli dicessi che il tuo ragazzo verrebbe da te a dormire stasera? Va bene. Non ti direbbe qualcosa, ad esempio, che cosa stai facendo, no? Non portarlo? No, no, non è molto... che mi fa domande tipo, ah, no, cosa fai? No, no. Ah. La domanda dice, Carlotta, con... verità, eh? Ok. Cosa direbbe tuo padre se gli dicessi che il tuo ragazzo verrà da te a dormire stasera? Va bene. Va bene? Non gli dici niente? No. Davvero? Sì. Ah, bravo padre. Anche il mio papà. Va bene. Lui non direbbe niente. No. Cioè, d'accordo. La domanda dice, Melissa, cosa direbbe tuo padre se gli dicessi che il tuo ragazzo verrà da te stasera? A dormire da te stasera, però. Onesta. Onesta, dimmi cosa ti direbbe tuo padre. Non lo so. Cosa mi direbbe, secondo te? Tu cosa direbbe tuo padre, sincero? Se lo conosce, ci sono insieme da tanto, niente. Se no, caccio di casa pure me. Quindi se lo conosce, va bene. Se lo conosce, bene. Sì. Se non lo conosce, no. Ti caccerebbe su. Sì. Io volevo chiedervi una domanda, dovete rispondere con sincerità però. Ok. Cosa direbbe tuo padre se gli dicesse che il tuo ragazzo verrebbe da te a dormire stasera? Cosa direbbe? Che dorme fuori dalla porta. Fuori dalla porta? Sì, fuori dalla porta. Con uno sdraio lo metti fuori dalla porta? Con un lettino? Con insieme al cane. Con il cane? Ah, sì, perfetto. Questo perfetto. Direbbe. Insieme? Sì. Insieme. Tuo padre cosa direbbe? Il mio ormai si è abituato molto al mio fidanzato, lo conosce da tanti anni, quindi non sarebbe più un problema. Una volta non l'avrebbe fatto dormire e oggi ormai... Non è un problema. Non è più un problema. Tu cosa diresti? Del fidanzato della mamma? Niente? Mordi. Ah, non rispondo allora. Il ragazzo ci dormesse insieme? Niente, allora dormirebbe da solo. Mutismo selettivo. Bravissimo. Era questa la domanda, vi ringrazio. Okay, grazie mille. Grazie. Allora, adesso se non ha la ragazza, andiamo insieme. La prendo io. Volevo chiedervi, secondo lei, se vostra figlia ti dicesse che mio fidanzato verrebbe stasera a dormire da noi, cosa gli direste? Va bene. Ah, non è ad esempio che contro questa cosa dici no, no, non va bene? No, va bene, andrebbe bene. A perché non abbiamo un figlio, non abbiamo una figlia. Ma però comunque va bene. Secondo me potrebbe venire tranquillamente, perché... Ah, no, quindi non dice no, non va bene, no, non sono contro questa cosa, ad esempio. No, assolutamente, perché dovrei dir di no, una cosa normale. Cioè, se si viene in casa anche, cioè siamo in casa con i genitori, se anche dovesse venire, non c'è problema. Ah, perfetto.